Sì, per la prima volta giocavo da ex a Melfi e sinceramente provo un po' di emozione. Ti tremavano le gambe? No, quello no, però dentro sentivo qualcosa di strano. Per la prima volta mi sono sentito un po' emozionato a giocare in questo campo. Sei tornato da ex, hai battuto la tua ex squadra, torni ad Aversa con 3 punti che sono importantissimi. Sì, una vittoria importantissima perché ci permette di restare nei playoff e di cercare di fare un bel campionato e con questi punti ottenere quella posizione nei playoff che ci permette di stare bene in campionato. Lo diceva Variale, lo diceva il mister, oggi l'Aversa Normanna ha dato una gran prova di carattere, ha dimostrato di essere una squadra molto matura. Sì, anche perché nel primo tempo eravamo un po' in difficoltà, poi nel secondo tempo grazie al gol di Variale siamo riusciti a sbloccare la partita e a portare a casa i 3 punti. Qui è un campo difficile anche perché loro giocano spensierati, tutti i ragazzi, e quasi nessuno è riuscito a vincere in questo campo, quindi è una vittoria importante. Il tuo ex Melfi è una squadra di giovani, l'Aversa Normanna è una squadra di giovani, voi siete il futuro, il mister diceva saranno sì giovani ma devono essere pur bravi. Sì, quello è normale perché per stare lì, per stare in quella posizione bisogna avere giovani bravi e anche grandi bravi perché sennò altrimenti non si va da nessuna parte. Poi la nostra squadra è giovane, però abbiamo giovani che sono molto importanti sia per questa squadra che forse in altre squadre non hanno, però anche il Melfi, tutti i giovani, però sono anche bravi. Facciamo un balzo in avanti, domenica in casa arriva la Venezia Saragoza. Sì, lo scontro diretto perché loro cercheranno di ottenere i 3 punti per rimettersi nella zona playoff. È una partita difficile, cercheremo di vincere, di restare in playoff.